Ci sta tutti quinte? Come lei mi ha ordinato, maestà, 300. 300? Come 300? Oddio, perché niente era 300? Ma come cazzo? Guarda in papì che io ti avevo detto 300.000, no 300. Di 1.000 ne sono desi. Franci, settembre all'Amplifon, il mese dell'udito. Perché non deve far vedere queste orecchie? Ah! Sì, ma sta, so capite, ma l'udito va buono, e le orecchie che non funzionano. Ma potemmo vincere la guerra, no? No, dimmi, potemmo vincere la guerra. Altro che guerra. Sta mazza vincemo, non la guerra. Boh, va bene. Vediamo chi è se 300 cani morti. Questo, per esempio, chi è? Petronio si chiama. Agli ordini, maestà, Petronio di Camillo, da Castilendi. Oh, sta a posto. Questo invece è Fernando Tritamarrocche da Penne, Mario Tagliacitrone da Vasto. Camille Billy Capillo. Camille Billy Capillo, presente. Pronto a morire con lei, trafitto da 10.000 frecce. Camille, grazie, Soldati spartani, dopo il bellissimo augurio del soldato Camillo, mentre con la sinistra impugnate coraggiosamente la lancia, con la destra grattetevi fortemente le palle. E cazzo. E Leonida, scusa, ma dove cazzo stai da lì? No, no, scusa il francesismo, ma a te che te ne frega? Scostumato, che così si risponde? Beh, lui chi dà ragione, eh? Picchia, picchia lo cazzo. Ma bocca se lo repu dici quello che ti pare. Esattamente. In fondo su vicchiarelle. E dai, Ti ha chiesto dove stiva lì? Mica ti ha detto un culo a mamma te. Uè, se non smetti di dirmi che sono picchia, ma un culo a mamma te dica a te, va buono? Ma va buono, allora diciamo che vai a fare una guerra. E mi porto 300 soldati perché da solo altrimenti non ce l'appozzo. Sì, ci stanno 300 soldati, tra cui anche Camille Billy Capillo, pronto a morire per lei, trafitto da 10.000. Aia, pronto a farsi i cazzi suoi. Camille, avaste. Mica potevi marciare anche la mano sopra le palle. Allora, sei contento, ce ne potevi. E tu uccidi le persiane? Solo in 300 soldati. Ma allora tu, immat, tu facci. Consigliere, forse non ci avevo capito. Cioè, tu niente che sti parlà. Un ghindogno di manuppelle. Tu stai parlando di Leonzio, re di Sparta. E pacina a me? Sì, quanta scatoletta di chi di carta se ne mangiasse, persiane. Scusa, consigliere, ma gli si è detto all'urre che le persiane, niente le atte persiane. Boh, io pensavo che essere sapoi. Boh, io la provo a te. Indesi che ha detto lo vecchio. Vecchie. E allora in culo a mamma. Ha detto in culo a mamma. No, quelle. Lo fatte delle persiane. Ancora che sei persiane. Ah, va, se fa correnti, chiudetele. Sassando, consigliere, ma l'urre ci è o ci fa? Ah, ma che me ne frega a me, non vuoi sapere più niente. Scusi, re Leonzio, ricordati di parlare con gli oracoli. Sì, va buono. La campana della vecchia torre era dispersa in mare. Mesi e mesi alla ricerca. Inutilmente. Ma noi volevamo che tornasse a suonare. Sta pieno di cannelicchi qua sotto. Credi, la campana da piano, non i cannelicchi. Ah, scusa, non avevi capito. Non c'era. Oh, scusate, che va braccete? Qua sotto ci sta ancora un prete e quattro chirichetti. Che fai? Alzai sopra pure allora. Ehi! Ma buon tanto per i due cannelicchi. Lo riconosci subito. Fammi salutare prima a Moime e Fime e dopo vai. Cazzetto. Ma la dice quello che la fa. Allora, Antonio, Marco Mann, discorda di pagare la bolletta delle candele perché l'altro mese ce l'hanno tagliata. Dopo, quando arrivi, se mi fai trovare un bel piatto di pasta di olio, per me va proprio preciso. Eh? Papà, mi riporti la PlayStation? Ce l'hanno tutti quanti i miei amici. PlayStation? Antonio, ma che cazzo ti insegna questa parolaccia qui sopra? Papà, ma la PlayStation è una cosa che ci si gioca con le mani. Diventi cieco, te lo so detto mille volte. E fa come padre, fino a 15 anni sono in giro che tu cane lupo. Beh, io mo me li tengo da io. Appena arriva ti mando un piccione. Oh, capetà! Ma ieri piane! Spartano! E che mi sono scordato? Che è successo, Antonio? Ah, il bacetto. Scusa Antonio, ci sono pensato, non ti incazzavo. No, non mi bacetto. Che mi ci metti, il breuccio? Ritorna con il tuo scudo. O su di esso. Sì, va buono, Antonio. Dal porto lo scudo, mica la lasci là. E che lo sapevo, sono incazzate serie.
Vabbè, mi sono scordato a dare un bacio. Cazzo, me ne poteva dare pure esse, no? Affanculo, ah.